Siamo insieme ad Antonio Giausa. Per molti questo nome magari non dirà molto, è un gioco di parole, però è Cominciamo subito. quella che vi raccontiamo questa, oggi è un'avventura un po' particolare di un ragazzo che parte da Galatina e fa un po' il giro d'Europa, possiamo dire così, arriva a Londra e poi si posiziona a Mosca. Per fare cosa? Ecco, vuoi iniziare a raccontarci un po' la tua vita prima di entrare nella tua ultima avventura? Qual è la domanda? Come sono arrivato a Mosca o che cosa faccio a Mosca? Ma da dove Cos'è sei partito la sostanzialmente? Galatina? Dove devo partire? Dalla Clinica San Francesco, perché sono nato proprio lì, cresciuto, fatto l'asilo, le scuole, elementari, medie e il liceo scientifico qui. Poi Bari, dove mi sono laureato in lingue, l'anno di militare, no, meglio, l'anno di attesa, l'anno di militare e poi mi sono trasferito a Sei tra i pochi Londra. fortunati che hanno fatto ancora il militare. I 12 mesi pieni, sono l'ultimo scaglione che si è fatto i 12 mesi. Però. Sì. Perfetto. Dove l'hai fatto? Ho fatto Barletta il CAR, Trani, quella cosa strana, non mi ricordo più come si chiamava, dove ti facevano mascherare con varie cose, andare sotto, strisciare, Ah, filo ti sei divertito, spinato. insomma, No, lei. è stata una grossissima perdita di tempo per molti aspetti, voglio dire. Però no, non mi è. Non so, non è stato niente di particolare, nel senso non sono stato vittima di nonnismo, queste cose qui non ci sono mai state, però è stata una grossissima perdita di tempo, quello sì. E poi il resto l'ho fatto a Bari, ho fatto 10 mesi a Bari. Bene, a Bari ti sei laureato Sì, la prima laurea in lingue, la prima laurea in in lingue. E dopo Bari hai deciso di partire. lingue. Sì, perché Dove? per Londra, perché la laurea, essendo in lingue, voglio dire, poi come tutte le lauree italiane non è che una volta che sei laureato la materia la conosci bene, quindi ho deciso di trasferirmi in Inghilterra per perfezionare la lingua con l'illusione di trovare subito di lavoro, cosa però è stata, sono stato per 6 anni, è stata, voglio dire, Londra mi ha formato per molti aspetti, ma soprattutto mi ha fatto conoscere l'arte contemporanea che poi è stato il mio settore dove io tuttora mi Ecco, trovo un po' diciamolo, forse non meglio. l'abbiamo detto all'inizio, tu oggi ti interessi di arte contemporanea e più che ti interessi è proprio la tua vita, l'arte Sì. contemporanea, è quello che vivi. Sì, voglio dire, come vivi, non so se come vivo, non so se l'espressione è giusta, però sì, mi occupo, sono circondato d'arte contemporanea. Lavoro dall'interno, voglio dire, perché la maggior, voglio dire, se dovessi, è difficile scegliere una sola etichetta, però quella più semplice per me è dire che sono un curatore, ovvero organizzo mostre di arte contemporanea e quindi il curatore è anche quello che scrive, quindi sia delle opere che del contesto che c'è intorno al economico, politico, sociale che c'è intorno al fare e produrre arte. Però il mio settore, lo ripeto, è l'arte contemporanea, quindi sono l'arte degli ultimi 40 anni. Ecco, cerchiamo di concludere il tuo viaggio. Da Londra ti sposti a Mosca. A Londra io ho fatto la seconda laurea in arte e nuove tecnologie. Finito l'università, la mia facoltà mi ha offerto di fare il dottorato, il PhD. Ci ho pensato un poco e dopo un viaggio a Mosca, giusto da turista, di piacere, di un mese, perché a 9 anni che non praticavo il russo, dopo aver fatto russo a Bari, ho deciso di fare questo mese di pausa dopo la laurea a Londra e di, una volta trasferito a Mosca, una volta a Mosca, essere stato a Mosca per un mese come turista, è ritornato quell'amore che era nato con la letteratura russa quando ero studente a Bari e ho chiesto alla mia università di Londra se l'offerta fosse ancora valida di fare il dottorato. Ho detto loro che avrei voluto scrivere qualcosa in relazione alla Russia, è passato, e il tema che ho scelto era la storia della videoarte russa, perché non c'era nulla, non c'era assolutamente materiale, molto poco, soprattutto non sistematico, sulla videoarte russa, e l'università mi ha dato nulla osta, e così mi sono trasferito 10 anni fa a Mosca. Ecco, perché proprio la Russia? La Russia, se dobbiamo cominciare, No senso, ovviamente. il perché l'ho scelto una moneta?
Perché finito il liceo, la scelta più razionale era quella di fare, come si chiama? Di fare informatica, perché si sa che con le materie umanistiche non è che si campa, si campa, voglio dire, è molto più difficile che con una materia scientifica. Quindi io a Bari mi sono iscritto a informatica proprio prima di dicembre, prima che perdessi l'anno, quindi ho frequentato le prime lezioni, avevo capito che non era proprio la cosa, nonostante studiassi, nonostante voglio dire, sapevo che voglio dire, non era proprio con qualcosa dentro, no, non è proprio per me. E abbiamo solo una vita alla fin fine, e ho fatto il cambio. Avevo pochissimo tempo per registrarmi, per scegliere, perché a lingue bisogna scegliere due lingue, inglese era La una prima. scelta ovvia, perché comunque ho studiato inglese al liceo. E la seconda lingua, avevo il giorno che dovevo presentare la domanda, il giorno della scadenza, dopo aver avuto 2 settimane di varie indecisioni, ho preso la monetina perché non ce la facevo proprio più, l'ho lanciata in aria, la monetina è caduta proprio in direzione del battiscopo, quindi né testa né croce. L'ho ripresa, l'ho rilanciata, è scappata la parolaccia e è uscito russo. Quindi la monetina ha deciso per me alla fin fine. E studiando russo, perché a Bari è anche molto importante la parte della letteratura, non so, della lingua, mi ha appassionato. Attraverso la letteratura ho conosciuto la cultura russa e poi da studente sono stato 2 volte per periodo estivo, per praticare la lingua, sono stato prima a Pietroburgo e poi a Mosca, e lì voglio dire, ho capito che Ecco, effettivamente. quindi ora ti trovi a Mosca, vivi a Sì. Mosca, sposato, due figli, quindi moscovita a tutti gli effetti, possiamo No, dire. no, sempre come la canzone di Sting, un alieno a New York, però è un alieno a Mosca, no, 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 non posso mai, non sono italiano, sono galatinese con 2 G, come è giusto che sia, no. Non mi sento moscovita, voglio dire, vivo a Mosca, sono moscovita nel senso che abito a Mosca, è la mia città, mi trovo bene, però comunque sono sempre Sempre italiano. italiano, sì. Bene, parliamo un po' adesso di questa esperienza russa e di quello che stai oggi facendo, il tuo lavoro di oggi e la cosa che stai preparando, hai già preparato alla Biennale di Venezia. Allora, per quanto riguarda la Russia, io ho la mia nicchia. In Russia sono abbastanza conosciuta per quanto riguarda l'arte e le nuove tecnologie, soprattutto la videoarte, perché ho scritto 3 libri sulla storia della videoarte russa, libri che vengono considerati essere la base proprio anche per gli studenti, per chi vuole studiare arte contemporanea e in particolare videoarte, quelli sono i testi di riferimento. E un lavoro, poi ci ho lavorato 6 anni, voglio dire, un lavoro di archeologia perché non c'era nulla. Molto poco quando ho cominciato a farlo, quindi in modo sistematico, ora c'è la storia della videoarte russa e voglio dire, in Russia questo è conosciuto, le dite la voi lo sanno in tutti, quindi c'ho questo punto di riferimento stabile. Ho fatto varie mostre anche, di videoarte, ma non solo, quindi negli ultimi anni ho lavorato molto come curatore. E credo che con le istituzioni della Russia, soprattutto di Mosca, ho lavorato con tutti, perché l'importante è sottolineare che io sono indipendente, non lavoro su commissione, non lavoro per un determinato museo o galleria, ma propongo io, quando ho un'idea la propongo a un museo o alla galleria e poi da lì Possiamo se aggiungere piace. indipendente e libero di poter fare le scelte. Libero per scelta sì, perché voglio dire, l'arte contemporanea è proprio quello, espressione Certo. libera, quindi libero con gli alti e bassi che sono in relazione all'essere, voglio dire, indipendente, a non decidere, non fare quello che voglio dire, un altro vuole che tu faccia. E ho lavorato molto, di progetti ne ho fatti davvero tanti, e voglio dire, c'è internet, c'è Google, per chi conosce il russo. C'è ancora di più materiale, quindi voglio dire, ne ho fatti un bel po', non soltanto in Russia, ma anche all'estero, ma soprattutto anche conferenze, lezioni varie sull'argomento. E l'ultimo progetto, quello che ora è
ancora aperto, è aperto solo 3 giorni fa, sarà aperto sino al 15 settembre a Venezia, negli spazi espositivi di Ca' Foscari, l'Ateneo dell'Università di Venezia, nel centro della città, è una mostra di arte contemporanea russa. Sono 40 anni di arte contemporanea russa ed è un progetto che io faccio, appunto, io come curatore, però organizzato dal MoMA, il Museo di Arte Moderna di Mosca, e naturalmente anche dall'Università di Ca' Foscari, che sono, cioè dire, senza di loro il progetto non sarebbe decisamente avvenuto, perché ci hanno dato uno stimolo fortissimo a fare in modo che lo realizzassimo, perché quando abbiamo proposto l'idea a loro, a Ca' Foscari, alla professoressa Silvia Burini, che è stato il mio primo contatto quando è venuta l'idea al MoMA di presentarla a Venezia, e la reazione, voglio dire, calda, c'è stata: sì, un'ottima idea, dai, facciamolo. E è cominciata così la catena, la reazione a catena che poi ha permesso di mettere su Ecco, questa mostra. possiamo fare un parallelismo tra Mosca e Roma, quindi Russia e Mosca è la Italia. terza Roma. Mosca è Ecco. la definizione di Mosca, è la terza Roma, la seconda è Costantinopoli, la terza è Roma. E la terza è Mosca, È la Mosca. terza è Mosca, anche perché c'hai sette Ecco, colli. come lavoro, come opportunità soprattutto, e nel campo culturale dove tu ti muovi. Ecco. Mosca è una Come? città affascinante, io Roma non la conosco bene, quindi non posso dire. Ovviamente ho parlato di Come Mosca e Roma per Italia, parlare Italia-Russia. La Russia è un paese davvero strano, affascinante, un paese che spaventa, ma allo stesso tempo affascina. È una grande incognita perché parte geograficamente il più grande paese sul pianeta, e questo vuol dire anche molto. Enorme, grandissimo, sono da un punto all'altro, ci vogliono minimo 9 ore d'aereo, voglio dire, per arrivare da un punto all'altro del paese. Però al di là di quello è pieno, quindi è pieno di varie. Non è così semplice da fare. Un paese ricco, soprattutto di materie prime, quali il petrolio, il gas. Quindi economicamente è un paese ricco, ma anche un paese povero allo stesso tempo, per quanto riguarda, per molti aspetti della vita quotidiana di molti. Gli stipendi non sono altissimi per la maggior parte delle persone, e allo stesso tempo, voglio dire, ci sono gli oligarchi, gli straricchi, che invece hanno possibilità economiche molto maggiori della maggior parte della popolazione. È un paese pieno di contraddizioni, quindi è un paese abbastanza vivo. Mosca ha questo di bello: Mosca è una città molto molto vorticosa, che ti prende, voglio dire, come tutte le capitali, pur sempre la più grande città d'Europa, la più popolosa anche città d'Europa. È strano perché convivere insieme questo bello e brutto, ricco e povero, pericoloso e affascinante, ne fa una città molto viva. Quindi nulla è mai dato per scontato, non puoi davvero, cioè non, e questa è anche quella cosa bella della capitale di Mosca, che non sai mai quello che può Quello che può succedere succedere, certo. nel giorno dopo, voglio dire. Senti, ovviamente dell'Italia, di Latina, del Salento, ti rimangono i legami, gli affetti, le radici e comunque il tuo paese. Ma questo Salento, quest'Italia, ti potrebbe dare qualcosa che oggi stai trovando a Mosca? Per il tuo lavoro, per la tua attività che fai. Non conosco bene la scena artistica del Salento, quella italiana più conosciuta, certo la conosco, ma di preciso il Salento non conosco. Conosco molto poco, quindi non posso dire, cioè, voglio dire, non, ed è una pecca mia, nel senso, non, sicuramente anche qui ci sono buoni artisti, anche qui c'è una buona attività culturale, per questo, però non conoscendola non posso esprimere. Mi piacerebbe naturalmente lavorare, perché comunque, ma indipendentemente dal fatto che sono salentino, voglio dire, Sì, non è chiaro. una questione di campanilismo, perché sono molto orgoglioso di essere salentino, di essere galatinese soprattutto, e fa parte di me e anche dei miei figli, voglio dire, per me è importante che loro sappiano da dove loro stessi vengono, perché se io vengo da qui anche loro
sono di questa zona e il mio modo anche di rapporto. Sono cresciuto qui, sono maturato qui, quindi non posso, non mi sento di essere. Vivo già da 15, 16 anni, forse quanti sono di più. Non vivo più in Italia, però le radici sono qui e non mi sento un albero sradicato, anzi sono salentino. Quando mi incavolo, Ti mi incavolo incavoli in in Salentino, maniera salentina. ovviamente, sì. Senti, stiamo al termine di questa nostra chiacchierata, perché è una chiacchierata più che un'intervista. Ecco, Perché il c'è la cassetta, futuro, poi non perché c'è peraltro. la Oh, cassetta, quanti giga sono quelli? e il tuo futuro. Il mio futuro è chi lo sa? Mi piacerebbe continuare a lavorare nell'arte contemporanea perché voglio dire, ho fatto come in ogni settore, ho fatto la gavetta ed è stata dura, è stata amara, soprattutto perché sono e continuo ad essere indipendente, quindi ho dovuto dire molti no, anche opportunità finanziarie buone, però ora vorrei dire, mi trovo in un periodo. Durerà probabilmente solo 15 minuti, chi lo sa, però è un periodo Buono. buono dove voglio dire le mie azioni stanno andando a rialzo. Quello che vedo dopo, naturalmente, continuare a lavorare nel settore perché, come avevi accennato tu prima, l'arte contemporanea per me è il mio modo di vivere, il mio modo di relazionarmi al mondo, quindi non sempre però con i piedi per terra perché non sono un artista. Non so di non essere, però sono un curatore, scrivo, sono un critico d'arte, voglio dire, non, però, di arte contemporanea, questo è il mio settore, voglio dire, il mio orticello lo conosco bene e so in quale stagione bisogna seminare, in questa stagione raccogliere e dal tipo di terra che cose piantare, anche dal tipo di tempo. Però continuare a fare quello che faccio adesso perché ci ho messo tanto. E non un cambio radicale non lo vedo. Naturalmente anche qui fare qualcosa qui perché no? Magari la organizziamo qua. Non lo so, noi gallettinesi abbiamo questo istinto innato nel dire nel fare poco. No, non è vero, tagliare questo perché non è vero. Vediamo, voglio dire, dal lato mio ci sta. Naturalmente i contatti, l'esperienza e la voglia di fare. Non è che se facessi un progetto qui a Galatina, non farei un progetto perché, anzi, sarei molto più nervoso perché voglio dire è la mia città, però non farei un progetto giusto per farlo, per farlo a Galatina, ma deve essere un progetto Progetto che abbia un'idea, che abbia un contenuto e. Poi, se fosse qui a Galatina, naturalmente sarebbe beh, più. Per me sarebbe sarebbe più, particolarmente più più importante. importante. Antonio Giausa, noi ti ringraziamo e magari Grazie per avermi invitato e per essere interessati. Per me, come puoi vedere, non sono molto abituato al parlare di me, per questo sono abituato all'intervista, ogni volta che c'è una mostra, naturalmente con la stampa. Gli incontri si fanno sempre, però per il mio lavoro, voglio dire, quello che però faccio spesso io, succede che ci quello sono magari importante. delle eccellenze locali che vengono poco conosciute, forse sarebbe il caso magari Non lo di so, a conoscere me un po' di più, la pubblicità ecco. personale non è che mi interessi più di tanto. Certo, però, se qualcuno va a vedere una mia mostra o leggesse un mio saggio o un mio libro e mi dicesse. Bravo, voglio dire, la mostra piace o il libro, quello che c'è scritto, suscita interesse, in questo caso sì, il complimento lo voglio. Penso che sia un giusto complimento per un Quello lavoro. mi piacerebbe riceverlo, però voglio dire, non per il fatto che sono di Gratina, ma per il fatto che quello che ho fatto o che faccio piace, voglio dire, trova un riscontro positivo. Noi ti ringraziamo Antonio, ovviamente invitiamo chi ci ascolta, chi ci vede, magari Sì, se... che ha la possibilità di andare a Venezia, la mostra è a Ca' Foscari, esposizioni, facilissimo da trovare perché è proprio un palazzo che si affaccia sul Canal Grande e su tutte le mappe riportato, Ca' Foscari e non è assolutamente difficile. La mostra è gratuita, cosa anche importante, ed è aperta ogni giorno, eccetto il martedì, sino al 15 di.
settembre. E se qualcuno di Galatina magari riesce o che vede la trasmissione, ha la possibilità di andare alla mostra, invece anche sapere cosa ne pensa, magari tramite voi la vostra Certo. email, poi me la girate Col piacere. e rispondo io poi eventualmente, anche se le critiche sono negative, voglio dire, rispondo ugualmente. Allora, grazie ancora ad Antonio e ovviamente la speranza è quella di rivederti quanto prima. Vediamo.